Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. Ciao, benvenuti nel mio canale. Ho finito di leggere un altro libro, questa è una recensione in itinere. In verità chiedo perdono, già all'inizio del video devo farmi perdonare, perché non è stata una vera recensione in itinere, nel senso che ho letto il libro via in vacanza. L'intenzione era quella di fare appunto delle clip più video che seguissero la mia lettura. Con questo libro sarebbe stato molto interessante perché è stato un libro molto intenso e molto coinvolgente. Quindi ti consiglio di vedere questo video fino alla fine, perché veramente questa è la recensione di un libro speciale. Comunque, l'intenzione era quella di fare una recensione in itinere, però ero in vacanza, ero al mare, ero in spiaggia, ero in albergo con la famiglia. Pensavo che sarei riuscita a trovare lo spazio per registrare, in verità non sono riuscita, un po' perché in albergo la stanza in quattro era disastrata, non era il caso di riprenderla, e in spiaggia devo dire che ci ho provato, ma in verità mi vergogno a riprendermi in spiaggia e parlare con una videocamera, quindi non ce l'ho fatta, mi spiace, non sono una vera youtuber, infatti non faccio i vlog. Comunque, oggi sono qui per parlarvi della mia lettura, della mia opinione rispetto a Cambiare l'acqua e i fiori di Valérie Perrin. Allora, questo libro ho visto in generale, prima di leggerlo, io sono iscritta a alcuni gruppi di lettura e c'era chi l'ha amato e chi l'ha odiato, proprio ha detto libro insulso, quindi ho impiegato un po', alla fine casualmente un'amica ce l'aveva, me l'ha prestato e ho detto ma sì, portiamolo al mare. Non è tanto un libro in verità da leggere in spiaggia al mare, è un libro con una forte intensità emotiva, più volte mentre lo leggiamo in spiaggia. Quando leggete questi libri in spiaggia al mare, munitevi di grandi occhiali da sole, perché poi vi vengono gli occhi lacrimosi grossi così. E ogni tanto mi alzavo, andavo a rinfrescarmi i piedi, mio marito dove sei stata? Io a rinfrescarmi i piedi, in verità ero andata a piangere perché questo libro mi ha veramente devastata. Ecco, tutto questo per dire che vi faccio una recensione oggi tutta insieme, sono tornata a casa come potete vedere e ve ne parlo un po' più a cuore freddo. Che dire, c'è chi questo libro l'ha amato, c'è chi non gli è piaciuto, io lo amo, è assolutamente nella mia top 10. Dell'autrice non avevo mai letto niente, tra l'altro sono già andata a guardare, ha scritto un altro libro che dovrebbe chiamarsi Il quaderno dell'amore perduto, qualcosa del genere, lo leggerò sicuramente. È scritto benissimo, scrive ed è sempre un romanzo, non è un romanzo d'amore, è un romanzo sulla vita, sulla sofferenza, sull'amore, ma in senso non l'amore troppo tra uomo e donna, anche ma non solo. Non è un romanzo rosa, ecco, scusate, tutto questo giro di parole per dire non è un romanzo rosa. È un romanzo molto profondo sull'essere umano, secondo me è un romanzo sull'imperfezione dell'essere umano. Valérie Perrin tratta i personaggi in maniera molto stratificata e profonda. I principali sono veramente approfonditi, amerete Violette, che è la protagonista, e odierete alcuni personaggi coprotagonisti che le ruotano intorno. È scritto bene, la fotografia è fantastica, le ambientazioni sono fantastiche, è scritto, ci sono dei tratti che veramente sono poesia, cioè Valérie Perrin parla dei sentimenti umani, delle fragilità umane, delle vulnerabilità umane, anche delle, adesso mi viene questo termine, delle schifezze umane, nel senso che ci sono dei punti veramente di degrado e di che tratta veramente i punti più bassi che un essere umano possa raggiungere, ma li tratta sempre in modo molto delicato e è poesia, cioè è poesia, questo libro è poesia. Tra l'altro all'inizio dei capitoli, come titoli dei capitoli, dei paragrafi, ci sono proprio delle frasi che sono delle poesie, veramente è un libro scritto benissimo, questa autrice qua scrive benissimo, non è una, ha scritto penso solo questi due libri, forse un altro, quindi non è una scrittrice da tanto, però è un artista, cioè ha fatto altre cose, ha fatto
lavorato nel mondo della fotografia, quindi so cogliere le atmosfere, le emozioni, insomma anche la fotografia, emozione e arte. È un libro che consiglio tantissimo. Ci sono dei personaggi che ruotano intorno, dei personaggi non principali, quelli giustamente sono approfonditi meno, ma sono tutti molto particolari, con delle caratteristiche particolari, veramente tu entri in questo mondo. Ricorda vagamente, e lo dice anche il libro nella copertina dell'introduzione, ricorda vagamente René, la protagonista ricorda vagamente René dell'Eleganza del Riccio. A me l'Eleganza del Riccio è piaciuto, non mi ha entusiasmato, mi è piaciuto ma non mi ha entusiasmato, questo molto meglio, però ecco, su quella trama lì, proprio che entri nell'anima della protagonista. Dicevo, questo è un libro sull'imperfezione umana e sulle contraddizioni umane. Tutti i personaggi hanno delle parti di sé, anche contrapposte, che vengono ben esplorate e ben spiegate dall'autrice. Io non so se è una mia fissazione o comunque tutti i libri che sto leggendo ultimamente, e l'avrete visto nelle mie recensioni, se avete visto le altre mie recensioni. A proposito, guardati un po' i video, se ti piace il canale iscriviti così non ti perdi le nuove uscite e lascia un like perché mi aiuteresti molto in questa mia attività, in questa mia passione. Comunque dicevo che tutti i libri che sto leggendo, alla fine io trovo questo tema ricorrente che è l'integrazione. L'integrazione delle parti contraddittorie che stanno in un essere umano. Anche questi personaggi hanno parti di sé diverse. E poi io trovo sempre anche questo tema comune della resilienza, cioè chi riesce a integrare le parti contraddittorie e contrastanti di sé riesce poi ad adattarsi all'ambiente, a essere resiliente, chi invece rimane incastrato in queste sue parti, un po' nelle sue dicotomie, non riesce a integrare la propria identità e quindi rimane un po' intrappolato e vittima di questi suoi aspetti un po' rigidi e opposti. C'è qualcuno che dice che non sei tu a scegliere i libri, ma sono i libri che scelgono te, e mi dovrò fare delle domande del perché scelgo sempre questi libri, o meglio, mi dovrò fare delle domande del perché questi libri scelgono sempre me. Quindi in conclusione, Cambiare l'acqua e i fiori di Valérie Perrin lo stra consiglio. È un libro che si legge con tutti i cinque sensi, è un libro multidimensionale, cioè proprio si entra in questo libro perché lo leggi con la vista, con l'udito, con l'olfatto, col tatto, col gusto, proprio ti prende, ti coinvolge. Non potete veramente perdervi questa esperienza. Se vi piace leggere, se vi piace emozionarvi, non potete assolutamente perdervi questo libro. Fatemi sapere nei commenti se avete letto anche l'altro, che ricordo, credo si chiami Il quaderno dell'amore perduto, degli amori perduti. L'ho letto velocemente, ho detto lo devo cercare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo, se l'avete letto, se è nella vostra top 10. Fatemi sapere cosa ne pensate della mia recensione, del modo di farlo. Vi chiedo ancora scusa veramente perché il mio progetto è quello di fare le recensioni in itinere, perché mi sarebbe proprio piaciuto avervi con me. Man mano, e mi piacerebbe, non lo farò mai perché mi vergognerò come una ladra, anche proprio però avervi con me, spiegarvi nel momento in cui chiudo e vado a piangere e poi torno e riprendo a leggerlo. Ecco, per leggere questo libro io mi sono dovuta proprio prendere delle pause emotive perché a un certo punto l'intensità emotiva saliva talmente tanto, proprio per me era intollerabile, cioè la sofferenza e le emozioni che stavo provando, e dovevo proprio chiudere, prendere una pausa emotiva, andare a fare una passeggiata, e però poi il libro mi chiamava perché è un libro che ti chiede continuamente di essere riaperto e di andare avanti. Dopo questa bella descrizione molto allegra, penso che lo comprerete tutti, cioè vi ho detto vi fa piangere per quante pagine. È anche un libricino abbastanza sostanzioso, eh? Non al livello di Lucinda Riddle, La ragazza del sole, però
scusate, 476 pagine. 476 pagine non di lacrime, ma secondo me 300 sono di lacrime. Amerete Violetta, ve lo prometto, è così. Spero di esservi stata utile, fatemi sapere e ci vediamo nella prossima recensione e in un prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciarmi un like come supporto, veramente. Grazie mille e ciao a tutti!